Inizia il campionato, abbiamo già avuto un assaggio lunedì di quello che sarà il campionato, quindi affronteremo squadre di categoria, un campionato difficile, con livello alto di tutte le squadre. Abbiamo avuto già questa partita per capire cosa ci aspetterà, quindi già da domani affronteremo una squadra comunque in costruzione anche loro, perché stanno cambiando giocatori, il mercato è ancora aperto, quindi ogni giorno può arrivare qualcuno e quindi dovremo essere pronti a capire quale partita ci aspetterà di fronte a noi. Conosco Lucarelli, abbiamo giocato anche insieme in nazionale, un allenatore che comunque ha fatto molto bene anche negli ultimi anni con la stessa Ternana, una squadra che sarà sicuramente aggressiva, sarà la prima loro partita in casa, quindi ci sarà anche supporto del pubblico, vorranno far bene, ma non andiamo lì per non fare la partita, ma andiamo lì per farla, quindi a noi non ci cambierà niente quest'anno giocare fuori casa in casa. Dovremo avere sempre la stessa mentalità di andare a comandare su tutti i campi, perché deve essere la nostra idea di gioco, quindi indipendentemente da quello che faranno gli altri, dipenderà molto da quello che vogliamo fare noi. Secondo me la costruzione dal basso è un valore aggiunto che serve per poter avere il comando del gioco e consentire comunque alla nostra squadra di tenere la squadra avversaria più lontano possibile dalla nostra porta. Quindi abbiamo avuto grande padronanza della partita, loro hanno fatto delle occasioni solo su nostri errori e quindi insisteremo su questo, perché il mio credo è quello comunque di avere la partita in mano, dominare dal primo al novantesimo, cercando di tenere la nostra squadra nella metà campo opposta. Poi a volte può uscire bene, a volte meno, però la nostra impostazione deve essere quella. No, interpreti sono quelli che ci sono in questo momento, una squadra che sono contento, i giocatori stanno facendo tutto quello che chiediamo, c'è bisogno di tempo come in tutte le cose, però sono soddisfatto. Borini non ha niente di grave, c'è bisogno ancora di qualche giorno, non lo vogliamo rischiare, che siamo all'inizio della stagione e quindi riprenderà la settimana prossima con la squadra. Domani giocherà Stankovic, si è allenato bene, ha iniziato a capire cosa vogliamo, e soprattutto nella fase di impostazione, quindi siamo tranquilli. Il giocatore ha personalità, ha voglia di crescere, quindi domani avrà l'opportunità di iniziare dall'inizio. Munro sta facendo molto bene, si sta mentalizzando in quel ruolo, che lo può fare alla grande perché è veloce, è potente, ha tecnica, quindi spetta solo lui fare quel passo in più, quel passaggio in più che gli serve per diventare il giocatore che tutti crediamo possa diventare. Quindi sulla strada giusta, sempre bisogno di essere concentrato, focalizzato su quello che deve fare, ma in questo periodo lo sta facendo bene, ma può migliorare ancora molto. Cercheremo sempre di dare il massimo, perché è la cosa più importante. Ci saranno, abbiamo visto, tantissimi tifosi nostri, hanno fatto tantissimi abbonamenti, non possiamo raccontargli favole, quindi sappiamo che siamo in costruzione, che la strada è lunga, ci sono squadre più attrezzate di noi in questo momento, quindi devono avere fiducia nella squadra, noi lo abbiamo, ma per far sì che si faccia un campionato da protagonisti bisogna essere tutti insieme, ma lo hanno dimostrato negli anni passati, lo hanno dimostrato anche l'altro giorno. Quindi se siamo tutti insieme siamo tutti più forti, però non vogliamo raccontare che siamo la squadra più forte che deve andare in Serie A. Siamo attrezzati per fare un grande campionato, siamo in costruzione, però non vogliamo regalare sogni per niente.